Un saluto a tutti i colleghi, all'amministrazione comunale, ai cittadini e al revisore dei conti che sto conoscendo per la prima volta. Mi dispiace non essere stato presente, però purtroppo ho dovuto affrontare, i colleghi lo sanno, una battaglia dura e complicata fuori dalla nostra regione. Oggi sono qua e vorrei dare il mio piccolo contributo, così come ho sempre fatto da libero cittadino e da consigliere comunale. Io conosco poco questa delibera, Presidente, perché non ero presente in quest'Aula quando questa opposizione ha bocciato il precedente atto deliberativo. L'amministrazione a carattere d'urgenza lo ripropone. Io ho avuto modo di prenderne visione solo oggi in tarda mattinata e non me la sento di fare delle domande tecniche precise perché potrei diciamo sbagliare nell'interpretazione e porre delle domande sbagliate. E siccome spero di non far perdere tempo a nessuno proprio per la poca conoscenza della delibera, però mi saltano subito all'occhio alcune cose che io voglio dire, quindi ragiono anche un po' da cittadino e vedo ad esempio che il costo non pareggiato della tariffa anno 2016, quindi noi stiamo parlando dell'approvazione del PEF anno 2017 e relative tariffe, e ci accorgiamo da questi dati prospettati su questa delibera che 1.766.000 euro riferiti all'anno 2016 vanno conteggiati giustamente nell'anno 2017 perché qualcuno li deve pagare. Qualcuno li deve pagare giustamente. Poi ci sarebbe da approfondire perché non sono state inserite nelle tariffe 2016, ma ripeto, non è una domanda, non lo sto facendo una domanda, me la pongo io stesso. Poi un'altra cosa che mi ha fatto un po' sorridere, e in questo momento ho bisogno di sorridere un poco, quindi grazie per avermi fatto sorridere un poco, ma lei ci prova, poi vediamo se si sorride sempre però, Assessore, grazie comunque. Ultimo dato importantissimo è la percentuale di raccolta differenziata che a gennaio 2016 era di circa il 4%, ma che con l'attività posta in essere dall'amministrazione comunale la percentuale annua si alza fino al 10% circa, con punte mensili di circa 15%. Cioè, se questo dato è veramente reale, è eccezionale. Significa che stiamo superando il Friuli, stiamo superando altre regioni, no, tempisticamente sì, perché siamo proiettati a superare non il 100%, il 200%. Cioè saremo nelle condizioni da qui a qualche anno di andare a prendere rifiuti da altri comuni e differenziare. Questo è quello che... E addirittura nel 2017 si prevede l'aumento della percentuale di raccolta differenziata almeno del 35%. Io ne sarei veramente felice, anche perché sono stato ospite di una regione, il Friuli Venezia Giulia, fino a qualche giorno fa, dove la differenziata sanno cosa significa decoro urbano, i cittadini chiaramente sono educati, sono informati, sono formati, e dove i costi della raccolta dei rifiuti sono nettamente inferiori, ma nettamente, dico nettamente inferiori. Quindi questo 35% mi incoraggia molto. Poi vado a leggere totale costi fissi 2.765.000, totali costi variabili 10.173.000, totale costi 12.938.000. Ora dico, il cittadino che fa due calcoli, come ad esempio nel 2009 il costo per la raccolta dei rifiuti era di circa 5.073.000 euro e ad oggi si passa a 12.938.000 euro, c'è una grossissima differenza. Il cittadino emotivo, la prima cosa che fa, si mette a piangere. Chi non ha soldi comincia a pensare come andarsene da Mazzara. Ma dico, per offrire un servizio così scadente, scusatemi il termine, però questa è la verità, è normale che sia tutto inversamente proporzionale, cioè offro un servizio scadente ma il prezzo deve essere caro. Perché mi sembra che non ci siano servizi adeguati. Io non capisco da dove escono fuori queste cifre. Parliamo di 13 milioni di euro. E l'anno prossimo cosa succede? Meno male che la differenziata è aumentata. Ma poi questa differenziata ha dato dei frutti.
è stata venduta, volgarmente detto, oppure poi alla fine dice vabbè, abbiamo differenziato, mettiamo tutto da parte, adesso possiamo buttare tutto assieme, perché in passato qualcuno ha detto che è successo questo. Ora, noi siamo bravi, noi siciliani siamo bravi ad eccellere in tutto, ma soprattutto nelle tariffe. Poi, per quanto riguarda la qualità dei servizi, lasciano veramente qualche pulce in testa ad ognuno di noi. La Lorenzin, questo comunicato di qualche giorno fa, la Lorenzin boccia la Sicilia sotto la soglia minima d'assistenza. Questo è ancora più grave, perché parliamo di salute pubblica, parliamo di un servizio sanitario che costa carissimo e che viene reso male. E allora qualcosa non funziona. Ma cominciamo a fare funzionare noi i numeri. Chi ha un problema di salute non può stare dietro a queste situazioni di tariffe, e poi ci sentiamo dire anche dal ministro la Sicilia è sotto la soglia minima d'assistenza. Un altro ministro potrebbe dire la Sicilia è sotto la soglia minima del servizio per quanto riguarda i rifiuti, ma i cittadini li pagano sempre cari amari. Questi servizi li pagano sempre cari amari. Allora, signori miei, io voglio lanciare un appello. Mettiamoci ognuno del nostro per far abbassare queste tariffe, quelle della raccolta dei rifiuti, perché diventano veramente insostenibili. Dal 2009 ad oggi c'è stato un incremento forse del 150-160%, e non è ammissibile. Io non ho domande da fare, come dicevo prima, Presidente, perché, ripeto, non conosco bene i numeri e tutti i passaggi che portano al risultato di questa delibera. Però questa perplessità ce l'ho e da cittadino intendevo sollevarla. Quindi attenzioniamo bene, cerchiamo di avere dei dati precisi, così come è stato dimostrato che non sono precisi, perché alcuni dati mi pare che erano saltati nella prima delibera e che oggi magari sono stati inseriti. Allora cerchiamo di capire dov'è che perde questo contenitore, perché da qualche parte perde questo contenitore. E evitiamo di sprecare e evitiamo di far sostenere dei costi esagerati ai nostri concittadini. Grazie. Io avrei previsto non 600.000 ma 1 milione di euro per tutte quelle famiglie che oggi vivono delle difficoltà economiche non indifferenti. Noi abbiamo fatto i conti senza l'oste, ma in realtà i problemi ci sono. Quando dicevo prima, nel mio primo intervento, esaminiamo e trattiamo bene questo contenitore e cerchiamo di capire dov'è che perde, perché sicuramente delle perdite ci sono, lo dicevo proprio perché era mia intenzione stimolare, sensibilizzare l'amministrazione e i tecnici affinché si evitassero quegli sprechi. Ora, questo non è stato possibile fino a questo momento, però c'era la possibilità e c'è ancora la possibilità di votare un emendamento dove si vada a prevedere un importo, sempre contrario, sono presente, perché chiedevo 800.000 euro, avrei chiesto 800.000 euro. E quindi un importo che sarebbe servito, qualora fosse stato necessario, a risolvere momentaneamente il problema di quella famiglia, quell'ipotetica famiglia, che versa in condizioni economiche veramente disagiate. E quelli sono dati che noi, l'amministrazione può accertare, non è che se lo inventano, non è perché se ne vanno lì a piangere ai servizi sociali, significa che hanno bisogno di supporto economico. Lo dimostrano con i documenti, con le carte. Ecco perché sono contrario a 600.000, ma sarei stato tranquillamente favorevole a 1 milione. Per 800.000 a 1 milione. Va bene? Grazie. Grazie.